Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, mercoledì 22 luglio. Quattro ergastoli e una soluzione nel processo d'appello Capaci bis. La sentenza è stata emessa ieri sera dalla Corte d'appello di Caltanissetta, che ha confermato l'esito del primo grado. Alla sbarra cinque imputati: Salvatore Salvino Madonia, Vittorio Tutino, Giorgio Pizzo, Cosimo Lonigro, Lorenzo Tinnirello. L'unica soluzione è quella di Vittorio Tutino come in primo grado. Per tutti gli imputati, al termine della requisitoria a Fiume, il procuratore generale di Caltanissetta, Lia Sava, aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero svolto un ruolo fondamentale sia nella fase organizzativa dell'attentato sia nel reperimento dell'esplosivo piazzato sull'autostrada il 23 maggio del 1992, quando vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta. Il Consiglio Comunale di Sciacca si riunirà questa sera, ma in modalità cosiddetta mista. Lo dispone una nota del presidente Pasquale Montalbano, il quale precisa che, su richiesta dei consiglieri comunali, si è attivato presso la società che gestisce il servizio dei videocollegamenti per predisporre una seduta che sia in presenza, ma con la possibilità, per chi lo desidera, di collegarsi e intervenire da casa. Sarà dunque un'assemblea consiliare in presenza, ma con partecipazione di alcuni consiglieri anche in videoconferenza con modalità a distanza, una sorta di consigliera smart working in sostanza, svolgere cioè il proprio ruolo, in questo caso il proprio compito istituzionale, davanti al proprio PC di casa. Chi vuole partecipare a distanza lo deve comunicare 3 ore prima. All'ordine del giorno della seduta il via libera necessario allo statuto della società consortile creata all'interno dell'ATI per la gestione delle risorse e degli impianti idrici. Ancora criticità nel servizio di raccolta differenziata a Sciacca. Sogei Rimpianti, che gestisce il centro di compostaggio di Santa Maria, ha predisposto una gara per conferire l'umido in eccesso in un'altra struttura in Sicilia. Potrebbe essere una soluzione per superare le continue interruzioni per raggiunti limiti di capienza dell'impianto. Ma non ci sono notizie sui tempi di attuazione, con probabili disservizi che in estate potrebbero creare gravi situazioni di emergenza. Problemi anche con la frazione indifferenziata, dopo che l'impianto di Alcamo è stato chiuso. Se non arriverà una deroga, rischia di saltare il turno di ritiro della spazzatura di domani in tutta la città. Sono 2 nuovi casi di positività al coronavirus in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore, numero identico a quello del giorno prima, secondo i dati diffusi dal bollettino del Ministero della Salute. Non si registrano decessi, identico alla giornata precedente, 157, anche il numero degli attualmente positivi. Il numero totale delle persone che in Sicilia hanno contratto il virus è di 3.146. Al momento sono 10 ricoverati, 2 dei quali si trovano in terapia intensiva. È mutato a 145 il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Costituita a Sciacca l'associazione di promozione sociale denominata Salvatore Cantone, un sodalizio che ha lo scopo di studiare e valorizzare i beni culturali, ambientali, archeologici, architettonici, storici e artistici del territorio saccense. È intitolata al professore Salvatore Cantone per ricordare e rendere omaggio ad uno studioso di Sciacca. Le cariche sociali sono state così distribuite: presidente onorario Riccardo Pelella, presidente pro tempore Rosi Castagno, vicepresidente Anna Macaluso, segretario Salvatore Di Marca, cassiere Lillo Cantone. Il maltempo che nei giorni scorsi ha fatto ingranare l'estate siciliana in inversione di marcia ha terminato la sua corsa. Nubifragi e bombe d'acqua che non pochi disagi hanno causato, soprattutto a Palermo, come si ricorderà alcuni giorni fa, hanno ceduto il passo ad un ritorno dell'anticiclone africano che sta portando clima caldo e soleggiato. In risalita la colonnina di mercurio che anche oggi, come ieri, si attesterà in Sicilia intorno a 36-37 gradi, soprattutto nel le zone interne. Anche nel fine settimana temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi. Termina qui, buongiorno Corriere, grazie per averci seguito, ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti, buona giornata.